Dalla splendida location di una delle città più importanti al mondo, Milano, parte la nuova edizione di Travel News 24. Prima che il tram mi investa qui nella zona delle colonne di San Lorenzo a Milano, vi porto a Brescia. L'Ottocento italiano attraverso le opere di Hayez, Canova, Piani, Boldini e Inganni. A Brescia, Palazzo Martinengo, fino all'11 giugno espone una collezione di 100 capolavori degli artisti che in Italia hanno dato vita a correnti tra il neoclassicismo e il romanticismo. Scapigliati, macchiaioli, divisionisti si mostrano loro meglio all'interno delle sale di Palazzo Martinengo. Anime e volti in una sfilata entusiasmante che si chiude con la Belle Époque ritratta da Corcò, Mancini e Zandomeneghi. Un viaggio incredibile, insomma, attraverso un secolo d'arte italiana. Il tram non mi ha scalfito, ne sono indistruttibile. Ciao ragazzi, mi sto facendo un autoscatto in piazza 24 Maggio a Milano. E adesso vi voglio parlare di arte e vi leggo la prossima notizia. Parliamo ora di un progetto particolare che porta l'arte nelle case. Art Sweet Art, questo è il nome. Si tratta di una piattaforma che mette in contatto artisti e pubblico. Si decide il tipo di intervento e si concorda l'opera. Poi l'artista viene ospitato a casa dal committente, anche lui coinvolto in prima persona nel progetto creativo. Questo singolare soggiorno però sarà anche occasione per l'artista di organizzare workshop e laboratori nelle diverse località. Tutto all'insegna del principio che l'arte è prima di tutto socialità. Per saperne di più, www.artswithart.net. Voglio ospitare anch'io tanti artisti a casa mia. Devo chiedere ad Anna se è d'accordo. Ci troviamo nella meravigliosa zona dei Navigli qui a Milano, questa è la Darsena. Adesso io vi porto a Vicenza per la prossima notizia. Un'indicazione ora per chi ama andare alla scoperta di sapori e tipicità delle diverse zone. A Creazzo, in provincia di Vicenza, si coltiva questo particolare tipo di broccolo. Si chiama broccolo fiolaro perché è caratterizzato dai tanti germogli lungo il suo fusto. In cucina si può usare tra gli antipasti i contorni, ma può essere anche base di gustosi primi e secondi. C'è anche una società che riunisce i produttori della zona. Al sito internet si possono trovare tutte le ricette e spunti per tour gastronomici nella zona. L'indirizzo è www.broccolofiolaro-fioi.it. E allora andiamo alla scoperta del broccolo fiolaro e gustiamocelo! Gustiamoci i prodotti italiani! Il nostro telegiornale finisce qui, ricordatevi di seguirci sui social e di mandarci le vostre segnalazioni a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24!